Un saluto a tutti con la buona giornata e anche con la prospettiva di una domenica dove il dono della parola del Signore lo toccheremo con mano adesso per accenni e poi quando pregherete, quando celebreremo, lo davvero sperimentiamo come dono e come grazia. Primo uno sguardo veloce alle tre letture molto diverse, quella del Libro dei Giudici. Sembra una lettura scoraggiata e scoraggiante perché il continuo abbandono della parola del Signore e il cuore che si orienta ad altri idoli e quindi che intraprende vere e proprie idolatrie è continuo, è dirompente, come un'assiduità grande, ma il Signore non disarma, dice verso la fine del testo. Vi manderò dei giudici, e i giudici sarebbero state persone di saggezza e di sapienza che riconducono il cuore alla parola che io vi ho regalato. Ma subito dopo l'ultima frase è che anche con l'arrivo dei giudici il cuore di Israele non si è lasciato convertire. Quindi una pagina che sembrerebbe scoraggiare. E insieme una pagina dove risentiamo questa commovente fedeltà di Dio che non indugia anche di fronte alla fragilità clamorosa del suo popolo. Poi c'è un testo bellissimo di Paolo, di confidenza, di dove tu arrivi al termine e dici, ma dove hai imparato Paolo a crescere così? Anche perché il carattere di Paolo era un carattere vibrante, era un uomo che costruisce, quindi con tante risorse e talenti, e qui si concede ad una comunicazione estremamente affettuosa e insieme dice come un padre si è preso cura dei suoi figli, così sono stato io con voi. E aggiunge una frase che in Paolo non è consueta. Mi siete diventati cari, come uno che riconosce che la condivisione dell'Evangelo insieme ci fa diventare reciprocamente cari gli uni gli altri. Questa è una cosa di una verità davvero grande, anche io la sottolineo volentieri perché è nel testo e perché riconosco che è una risorsa grandissima anche per me. Anche in tutto questo tempo dove ci vediamo molto meno e dove adesso certo un po' di più, ma dove le difficoltà rimangono ardue, la condivisione della parola ci fa diventare cari gli uni gli altri, perché la parola unisce, perché la parola fratella. Certo, dominante poi è il testo del Vangelo, dove due discepoli, Andrea e Giovanni, scusate, Giovanni e Giacomo, dicono davvero, figli di Zebedeo, dicono, Signore, allora lo vuoi fare per noi quello che noi ti chiederemo? Che cosa chiedete? E sorpresa di questa domanda. Concedici di sedere nella tua gloria. Uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Ma voi non sapete quello che chiedete. E poi continua Gesù con un Vangelo che è da leggere e da pregare con grande attenzione, no? E notiamo, questo è durante il cammino verso Gerusalemme. E il cammino verso Gerusalemme nell'Evangelo è il cammino con cui Gesù dice che si è oramai determinato a salire per far dono della propria vita a tutti. E in questo momento davvero sente una domanda così, tra l'altro non da estranei qualunque, ma da due vicinissimi, Giacomo e Giovanni. Quindi quasi scoraggiante questa cosa, ma e tant'è che gli altri si irritano perché ritengono presunzione questa
domanda e richiesta dai primi posti, dei primi doni di prestigio e di potenza. Ma non si scoraggia Gesù. Parte da lontano e arriva a regalarci, eccola, la tappa di domenica prossima per il nostro cammino che di domenica in domenica ci aiuta a riconoscere la bontà di un sentiero per diventare discepoli. I capi delle nazioni le dominano, su di loro hanno potere, ma tra di voi non sia così. Il più grande tra di voi si faccia come il più piccolo. E annota poi verso la fine, io non sono venuto per essere servito, ma per servire. Questa è una parola che come facciamo a dimenticare? Questa è davvero una consegna. Questa direi è l'identikit più vero del discepolo. Questo è il suo distintivo di vita, e non tanto di parole, di vocabolario, ma proprio di vita, perché impari a vivere così la sequela del Signore Gesù. Pensiamo che queste parole ci raggiungono, come sempre, come ogni volta, nel pieno della vita, mentre siamo tutti in pieno cammino. E la vita di oggi non è una vita dove sono tantissimi quelli che percorrono sentieri come questi. Semmai è imponente sempre la ricerca del potere, la pretesa dei primi posti, le rivendicazioni per ottenere, ma questo attraversa a tanti livelli e tante volte in maniera totalmente inaspettata il cuore di uomini, di donne. Uomini e donne bravi, ma comunque hanno coltivato un'attesa così, a volte la chiamiamo carriera, a volte la chiamiamo pretesa, a volte la chiamiamo promozione, ma com'è distante da questa parola e da questa logica profonda del Vangelo. Per cui domenica è un dono grande e impegnativo quello che ci regali, Signore, che ci aiuta davvero a riconoscere quali sono nel cuore le insidie che ti fanno carico di questo pretese. Perché crescono e ti lasci condurre da queste attenzioni e da questi sogni? Ma se stai seguendo il Vangelo, forse il dono che ti viene è un altro, ha un colore ben differente, il dono del Vangelo. E certo, questo com'è davvero grande, è direi densissimo e centrale. Questa è una pagina clou del Vangelo, non c'è dubbio, anche perché dopo a noi non interessa né entrare più di tanto adesso, dove questa introduzione è solo un avvio alla preghiera e alla riflessione, non ci interessa entrare nel dibattito gli altri che si irritano con i loro compagni per questa pretesa, che tra l'altro voleva dire anche la pretesa a prendersi i primi due posti, quindi non ci sarebbero stati più per loro. Ma la risposta del Signore è: ma voi potete bere il calice che io bevo? E questo è come uno sguardo pieno di stima e di affetto, dire: ma rialza lo sguardo, perché chiedi i primi posti? Perché ambisci a questo? Rialza lo sguardo, c'è qualcosa di infinitamente più grande e di infinitamente più bello e più vero. E allora questo diventa proprio un dono di grazia per noi quest'oggi, e un dono di grazia lo diventerà nella misura in cui poi queste parole accompagnano anche queste giornate che ci separano da domenica, e domenica le potremo celebrare con un cuore comunque più sereno, più riconciliato. Non diminuisce la pretesa forte del Signore, non diminuisce. Ci chiede
che si nasce e si diventa discepoli per servire e non per essere serviti, ma questo è un dono e una grazia che riconosciamo davvero imponente come bellezza. Ecco, a tutti un augurio allora che questa sia una domenica preziosa e bella, un'altra tappa dell'anno liturgico. Poi appunto c'è la bellezza del Vangelo per il giovedì sera, la possibilità anche di ascoltare e di essere presenti per chi può, evidentemente, ma tutto questo com'è prezioso e com'è vero. Buon cammino a tutti.